Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Quando Paolo scriveva agli amici, terminava sempre ogni lettera dando loro dei consigli comportamentali. Era un uomo pratico e sapeva che tutti i grandi ragionamenti intorno a Dio e alla salvezza dovevano avere poi un riscontro pratico nella vita dei suoi lettori. Tutto quello che aveva scritto intendeva dimostrare che è Dio a salvarci e che non possiamo pensarci noi vivendo correttamente con un elenco di norme e regole che ci dicano cosa è giusto e cosa no. Da qui la comprensione del dono della grazia. Il Dio della salvezza non si è conformato alla caduta dell'uomo. Il Dio che salva rinnova piani e stabilisce patti. Il Dio che salva si trasforma per raggiungere l'uomo. Paolo sapeva bene quanto era stato difficile per il popolo di Israele uscire dall'Egitto e aveva però compreso che per uscire dalla schiavitù non bastava emigrare. Il deserto, come la fatica, la paura del domani, aveva offuscato la visione della terra promessa, riportando indietro il pensiero di una sicurezza lontana, anche se era schiava. È interessante l'idea di sentirsi sicuri anche se in schiavitù. Interessante come l'asticella si possa abbassare anche di fronte alla soddisfazione dei bisogni primari. Ed è paradossale come la paura del cambiamento porti ad una resistenza che anestetizzi solo una parte di noi, il movimento. Il Dio biblico è il Dio del movimento e la storia biblica è la storia del movimento. Forse a causa di una società che cambia molto velocemente siamo frenati ad ogni cambiamento e qualcuno direbbe siamo stanziali. I nostri spostamenti spesso sono relativi, soffriamo di una certa immobilità che ci porta a sguardi fissi, all'incapacità di cogliere sguardi pulsanti che il mondo biblico mette in scena. Difficoltà a riconoscere porte aperte quando i portoni si chiudono. Difficoltà a illuminare le strade buie, prive di valori, soffocati dall'indifferenza e dall'egoismo. È da qui che colgo questo meraviglioso ponte che prende vita da una virgola e da un ma che collega due grandi movimenti. Non parlare, non pensare male di tuo fratello, del tuo amico o tuo collega, ma trasforma il tuo guardare in vedere, il tuo sentire in ascoltare, il tuo toccare in sentire. In questo modo conoscerai la volontà buona e gradita e perfetta del nostro Padre. Buona giornata.